La Bibbia, probabilmente, è il libro più controverso mai scritto dall'uomo per via dei suoi contenuti. Ma a prescindere da ciò, certi episodi descritti in questo libro fanno parte della nostra cultura. Sicuramente uno degli eventi più famosi, se non addirittura il più famoso, è senza dubbio l'incredibile divisione delle acque del Mar Rosso realizzata da Mosè grazie al potere di Dio. Ognuno di noi può essere credente o non credente, ma tutti conosciamo questo evento, anche grazie a film, libri e parodie. Per via della sua particolarità, questo evento, raccontato nel libro dell'Esodo, crea due visioni completamente opposte. Da un lato abbiamo la Chiesa e i credenti cristiani, che sostengono come la divisione del Mar Rosso sia la dimostrazione migliore del potere di Dio. E dall'altro abbiamo gli scettici, che affermano invece che la divisione delle acque sia la migliore prova per sostenere che i contenuti della Bibbia sono solo scemenze, che non c'è nulla di vero e che stiamo parlando di un libro che non ha nulla da invidiare al genere fantasy. Ebbene, in questo video scopriremo che nessuna delle due parti ha ragione e che anzi, tutto quello che credevate di sapere su Mosè e sulla divisione del Mar Rosso è completamente sbagliato. Tenetevi forte perché con questo video tutto quello che credevate di sapere sulla Bibbia cambierà completamente e assicuratevi di essere iscritti a questo canale YouTube e di attivare le notifiche perché altri video del genere arriveranno in futuro. Tornando da Mosè, siccome tutti noi conosciamo bene o male le vicende del Mar Rosso, non perderemo tempo a raccontare la storia filo per segno, ma ci limiteremo a fare un riassunto sintetico per mettere in evidenza le gravi anomalie dell'evento. Innanzitutto, come molti di voi già sapranno, la vicenda della divisione del Mar Rosso è presente nel libro dell'Esodo della Bibbia e si chiama Esodo proprio perché il tema principale è appunto la fuga degli schiavi che si trovavano in Egitto guidati da Mosè. Infatti Mosè aveva il compito di radunare tutti gli schiavi che erano maltrattati dal faraone e di portarli in salvo verso un territorio libero. Da questo esodo nacque poi il popolo di Israele. Per farvi capire quanto questa storia sia completamente diversa da quello che la Chiesa ci insegna, è sufficiente sapere che già qui abbiamo una grandissima falsità tramandata da secoli e secoli. Ovvero che no! Non è vero che Mosè ha salvato e guidato un gruppo di schiavi che prendeva le frustate dalla mattina alla sera. C'è da precisare infatti che non esistono prove storiche ed archeologiche in grado di sostenere indiscutibilmente che a quei tempi l'Egitto avesse orde di schiavi da sottoporre a lavori forzati, e a dimostrarlo è, paradossalmente, proprio la Bibbia. Infatti, prima di iniziare il grande esodo, e quindi l'abbandono dell'Egitto, Dio dà un ordine molto particolare. Farò sì che questo popolo trovi grazie agli occhi degli egiziani. Quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti di argento e oggetti d'oro e vesti. Ne caricherete i vostri figli e le vostre figlie e spoglierete l'Egitto. Com'è possibile che degli schiavi che prendevano frustate dalla mattina alla sera avessero nelle proprie case oro, argento e vestiti? Quando mai degli schiavi da 4 soldi venivano pagati con beni di grande valore? Anche considerando il fatto che non avessero direttamente l'oro, il problema non cambia, perché significa che avevano dei beni materiali preziosi che potevano essere liberamente venduti in cambio di oro e argento. Quindi, anche in questo caso, il problema rimane sempre lo stesso. Chi darebbe mai oro e argento a degli schiavi in cambio dei loro beni? Tutto questo non ha alcun senso se stiamo parlando appunto di schiavi che è già tanto se avevano un paio di mutande e mangiavano pane e acqua. Non è a sto punto forse più corretto pensare che non stiamo affatto parlando di schiavi ma di persone benestanti o facoltose? La risposta è sì. Quindi, se già la premessa è sbagliata, è facilmente comprensibile quanto ci sia di errato sul famoso esodo di Mosè. Ma ovviamente il protagonista dell'esodo non è certo la presenza di schiavi o di ricchi, ma la famosa divisione del Mar Rosso che Mosè avrebbe effettuato grazie al supporto di Dio. Dunque la domanda ora è scontata. Mosè ha davvero diviso le acque del Mar Rosso?
che cosa c'è di vero in questo famosissimo racconto biblico? La risposta è assolutamente niente. Per quanto possa sembrare una risposta assurda, la verità è proprio questa. E per avere la conferma bisogna leggere la Bibbia originale scritta in ebraico. Non a caso, la Bibbia ebraica non ha mai, e ripeto, mai affermato che Mosè ha diviso le acque del Mar Rosso. Infatti, quello che le Bibbie e lingue europee chiamano Mar Rosso è una traduzione inesatta dell'ebraico Yam Suf. Yam significa distesa d'acqua e Suf significa canne. Dunque la traduzione giusta è mare di canne o palude di canne. In poche parole, la Chiesa cristiana ha deliberatamente modificato il significato del testo, senza nessuna validità linguistica. Dunque nessuno ha mai attraversato il Mar Rosso, si tratta piuttosto di un semplice canneto o palude. In effetti, nella storia dell'esodo tradizionale qualcosa non quadra. Perché mai gli ebrei che dichiaratamente intendevano raggiungere la terra promessa si sarebbero diretti nella direzione opposta, attraversando il Mar Rosso per raggiungere il profondo sud della penisola del Sinai? Avrebbe avuto molto più senso passare direttamente sopra il Mar Rosso, molto più a nord. Se infatti si segue il significato della Bibbia originale, tutto inizia ad avere senso. Mosè, il quale conosceva perfettamente il territorio, fece una mossa strategicamente geniale. Ordinò ai suoi di deviare verso nord. Raggiunsero così un ramo della foce orientale del Nilo, dove esiste una palude di canne, l'attuale lago Serbonis, separata dal mar Mediterraneo da una lingua di terra lunga e stretta che ancora oggi appare come un sentiero in mezzo alle acque. Quella che state vedendo ora, probabilmente, è la famosa lingua di terra che Mosè avrebbe attraversato con i suoi seguaci. Ma quindi tutta la storia di Mosè che alza il bastone e magicamente le acque iniziano a dividersi è del tutto inventata? La risposta può essere complessa da capire all'inizio perché è sia sì che no allo stesso tempo, ma con la nostra analisi diventerà tutto più chiaro. Iniziamo col leggere il passo della Bibbia in questione. Allora Mosè stese la mano sul mare, che ora sappiamo essere in realtà un canneto o palude nel nord del Nilo. E il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare, canneto, con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel canneto asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Se quindi sostituiamo la parola mare con canneto o palude, che ricordiamo è quello che c'è scritto nella Bibbia originale ebraica, tutto diventa perfettamente sensato e non c'è bisogno di inventare nessun miracolo o potere magico divino, perché si tratta di un fenomeno fisico realmente esistente. Leggiamo questo articolo. Ricostruito il miracolo, il vento aprì il Mar Rosso. Uno studio basato su 14 simulazioni al computer, condotto dallo US National Center for Atmosphere Research e dall'Università del Colorado, sostiene che un vento con una velocità di 100 km orari che spirasse per almeno 12 ore avrebbe potuto creare un ponte di terra lungo 5 km e largo 3 per all'incirca 4 ore, più che sufficiente per consentire a Mosè e al suo popolo di passare dall'Egitto al Sinai nel loro viaggio verso la terra promessa, verso Israele. Abbiamo poi anche testimonianze recenti di questo fenomeno. A quanto pare, fenomeni simili erano stati altre volte attestati in quella zona. Sfogliando il diario del generale Alexander Tullock, un ufficiale britannico, che nel XIX secolo si trovava proprio nel luogo dove, secondo la Bibbia, l'imposizione delle mani di Mosè provocò l'apertura delle acque, i ricercatori hanno letto: il lago era scomparso e i nativi lo attraversavano a piedi, camminando nel fango. E quel vento spirava da est, scrive l'ufficiale, proprio come quello di Mosè. Carl Drews, coordinatore dello studio, ma anche fervente cristiano, ha spiegato: la separazione delle acque può dunque essere attribuita alle leggi della fisica e alla dinamica dei fluidi. Molta gente si è chiesta se la storia dell'Esodo è basata su fatti storici e il nostro studio suggerisce che la narrazione biblica è perfettamente verosimile.
Quindi ecco perché è stato detto che la risposta è sia sì che no allo stesso tempo, perché le acque del canneto si sono per davvero separate. Mosè e i suoi seguaci hanno per davvero attraversato una lingua di terra che era sommersa dalle acque, ma non perché c'era qualche potere divino o magico, ma perché si tratta semplicemente di un fenomeno naturale che accade ancora oggi. Magari Mosè, furbamente, ha recitato la parte del tizio con poteri magici alla Gandalf per fare bella impressione sui suoi seguaci, che probabilmente hanno davvero creduto ad un potere divino. Riassumendo la vicenda, non è vero che Mosè ha liberato e guidato un gruppo di schiavi, probabilmente erano tutte persone nobili o benestanti. Non è vero che Mosè ha attraversato il Mar Rosso, ma un semplice canneto o palude che si trovava nel nord del Nilo. E non è vero che grazie ai poteri di Dio Mosè è riuscito a dividere le acque del Mar Rosso, poiché si tratta di un semplice comune fenomeno naturale. Avete capito quindi quanto è diversa la famosa storia dell'esodo biblico che tutti noi conosciamo? Ma ora concludiamo il video con un'ultima riflessione. Avete notato come la storia dell'esodo è diventata di colpo molto più realistica e concreta? Questo perché, come più volte dimostrato su questo canale, nella Bibbia originale ebraica non c'è alcun riferimento al divino o ai poteri magici di Dio. Ma qualcuno di voi ora potrebbe pensare: ok, ma che bisogno c'era di inventarsi tutta questa storia? La risposta è semplice, perché ovviamente la Chiesa doveva enfatizzare il potere di Dio per il proprio tornaconto personale. E quindi ecco che trasforma una semplice secca di una palude dovuta dal vento ad un'epica e divina divisione delle acque del Mar Rosso. Ma come abbiamo appena visto, la storia originale ha perfettamente senso se si tolgono tutti gli elementi divini o magici che la Chiesa ha forzatamente inventato. Quindi, quando qualcuno afferma che la Bibbia è un libro fantasy, deve considerare che è così solo perché è stato il cristianesimo a renderlo tale, facendo dire cose che la Bibbia non dice. Bisogna sempre tenere a mente che la Bibbia originale non ha alcun elemento fantasy o magico, ma un significato molto più concreto e reale. Con questo non significa che allora bisogna credere filo per segno a tutto quello che c'è scritto, ma almeno è importante saper riconoscere se quello che stiamo leggendo è accaduto per davvero oppure è solo l'ennesimo grande imbroglio spacciato per miracolo. Se il video ti ha fatto riflettere e lo hai trovato interessante, lascia un like, condividilo ed iscriviti al canale. Inoltre, se vuoi approfondire altri misteri e cospirazioni, segui la pagina Instagram di Settore Zero. Link in descrizione. Grazie per la visione ed attenzione.